alcuni ringraziamenti. Intanto vorrei ringraziare tutti voi che siete qui fino alla fine, vi garantisco che non vi ruberò, non vi voglio rubare troppo tempo, cercherò di recuperare. Vorrei anche ringraziare i compagni e le compagne che hanno avuto, come dire, che ci hanno comunicato che non potevano essere qui presenti ovviamente per impegni, e però vorrei ringraziare soprattutto i compagni e le compagne Maurizio, Rossano e non solo, che hanno organizzato questa bella assemblea. Perché parto da qua? Perché io penso che le persone che hanno scelto di non venire, perché hanno pensato a chissà quale cosa, hanno fatto un errore stamani. Perché questa è stata una bella discussione di compagni che provano a riflettere sullo stato dell'organizzazione, su quali sono le questioni che abbiamo davanti, che abbiamo alle spalle, e io penso che è un momento di grande, deve essere visto e vissuto come un momento di grande partecipazione, dove c'è lo spazio per dire quello che si pensa anche della vita della nostra organizzazione. E quindi io sono felice di essere stata qui questa mattina, perché credo che sia davvero stato un momento importante. Vorrei anche che questa assemblea provasse a mandare un messaggio simbolico. Perché dico questo? È un'espressione anche di vicinanza, di solidarietà. L'avete detta in tanti questa parola, e purtroppo anche nella nostra organizzazione si sta perdendo il senso della solidarietà, della vicinanza, della condivisione anche di chi sta soffrendo magari a causa della perdita del posto di lavoro, a causa di tante cose, della fine degli ammortizzatori sociali. Allora io vorrei simbolicamente che da questa assemblea ci fosse, come dire, un sentimento che ci accomuna nei confronti di Stefano e di Piero, che sono i lavoratori licenziati da un padrone stronzo, che è il padrone dell'NCA e che è da giorni che a Carrara sono incatenati al freddo, alla pioggia e al gelo, fatemela dire così, per riconquistare il posto di lavoro, e che sono appunto incatenati, che stanno portando avanti questa battaglia. Ecco, io penso che quella battaglia è la battaglia, debba essere la battaglia e rappresenta la battaglia dei tanti uomini e donne che in questi giorni, in questi anni, ahimè, hanno visto vanificare il loro futuro, hanno messo in discussione la loro vita, perché appunto qualcuno, esattamente come hanno fatto i governi di questo paese, a prescindere dal colore che si sono succeduti, hanno pensato che l'unico prezzo che doveva essere pagato da qualcuno relativamente alla crisi era il prezzo che doveva pagare il lavoro, i lavoratori. E io credo che noi bisogna un sindacato come la CGIL, bisogna sempre e comunque essere vicino a queste persone, perché quelle persone portano avanti quella bandiera, che è quella bandiera rossa che qui questa mattina è stata fatta volare, anche se non c'è, tante volte, perché credo che questo sia anche davvero un elemento identitario forte che ci tiene uniti in questa organizzazione. E poi, sempre nella premessa, vorrei anche ricordare a tutti noi che oggi è la giornata internazionale dello studente, e io credo che noi bisogna anche su questo, perché parla molto delle cose che abbiamo ragionato oggi, anche a loro bisogna esprimere la nostra solidarietà, perché oggi tanti studenti hanno organizzato nelle piazze, negli atenei, nelle scuole, delle mobilitazioni per chiedere più risorse al sistema scolastico, per chiedere più risorse e anche una formazione di qualità, la vorrei dire così, in modo particolare temi che riguardano la legge di bilancio. Guardate che non è una cosa da sottovalutare il fatto che ci siano nel nostro paese, poi con punte diverse da nord a sud, oltre una dispersione scolastica che riguarda oltre 130.000 studenti. Io penso che sia
un fatto molto grave che deve farci riflettere ognuno di noi. Perché è vero che c'è un tema che riguarda le condizioni socio-economiche che influiscono ovviamente sul tema della formazione, ma io credo che garantire l'accesso alla scuola, garantire un'istruzione vera, un'istruzione di qualità e percorsi formativi, io penso che sia davvero la base della democrazia. Perché io penso che questo costruisce sostanzialmente i cittadini di domani, che devono essere autonomi e che devono avere una testa per pensare e per ragionare. E io credo che questo sia davvero la base della costruzione di un paese democratico. E anche questo noi non dobbiamo, come dire, dimenticarcelo. Ecco perché, come dire, mi sono permessa di iniziare a dire delle cose partendo da questo, perché io credo che questo sia davvero il tema, il fondamento anche di alcuni nostri ragionamenti e della modalità con cui noi dobbiamo provare a stare assieme. E poi, ovviamente, tante sono state le cose che sono state dette. Io penso anche che noi, e parlo ovviamente della Toscana, poi anche qui si potrebbero dire tante cose della nostra regione, ma mi limito, come dire, a fare alcune considerazioni. Io penso che la CGIL è una grande organizzazione, è un'organizzazione che ha tanti difetti, compagni e compagne. Il tema è che i difetti che abbiamo a volte riusciamo a correggerli, altre volte perseguiamo, commettendo anche degli errori, però io credo che nessuno di noi può non dire con forza che in questi anni dove, come dire, all'esterno abbiamo ricevuto soltanto dei no, sono educata stamani, dico dei no, potrei dire tanto peggio, ma mi sembra che Maurizio nella sua relazione ha articolato molto bene i tanti no, ma non solo i no, le tante azioni messe nei contratti, ad esempio, comunque messe nelle leggi per determinare il fatto che il sindacato avesse meno potere, a partire ovviamente, diceva Maurizio, dal taglio dei permessi del pubblico impiego, e non solo, potremmo fare, come dire, una lunga sfilza su questo, però io credo che in questi anni il sindacato è stato per tante persone, è stato ancora ed è un punto di riferimento, un baluardo di democrazia, è stato quel luogo, le Camere del Lavoro, che non è stato un luogo che ha guardato solo a coloro che un lavoro ce l'hanno, che magari ci hanno, ha provato a guardare anche a coloro che un lavoro non ce l'hanno, che non vedono un futuro, ai rappresentanti e a coloro, voglio, ai rappresentati, quindi coloro che lavorano, ma anche a coloro che potrebbero essere rappresentati rispetto a un futuro. E ha provato a portare avanti delle battaglie che parlano anche alla democrazia di questo paese. L'avete citata in tanti, l'attacco alla Costituzione, il referendum sulla Costituzione. La CGIL è stata in prima fila con la sua posizione di merito sulle questioni. Io non posso più dimenticare quella grande iniziativa che noi abbiamo fatto all'Obiol. Era un'iniziativa piena di persone, non ci c'entrava, la gente era fuori. L'abbiamo organizzata noi, non qualcun altro, compagni. Diciamocele queste cose, ricordiamoci anche le cose che abbiamo fatto in questi anni. Perché anche questo rafforza il nostro stare insieme, rafforza l'idea che siamo un collettivo, che siamo una comunità, che proviamo a dare dei messaggi che non parlano solo a noi, ma che provano a parlare al paese. E qualche volta, compagni e compagni, ci riusciamo. Perché io penso che il successo a quel referendum, il risultato che noi abbiamo avuto, è stato anche tanto merito della nostra organizzazione. Perché la nostra organizzazione è stata chiamata da tutte le parti a sostenere con le nostre posizioni i contenuti, ovviamente, di quella riforma dannosa. Ma non abbiamo finito. Lo dico, compagni, non abbiamo finito, perché anche su quel tema abbiamo assistito, non 100 anni fa, il 22 d'ottobre, a regioni forti, a regioni dove il tema della crisi è passato, certo, molto più velocemente rispetto a quello che ancora si sente sulla pelle
sulla pelle dei lavoratori ancora in questa regione. Voglio dire, e però hanno votato per avere un'autonomia Veneto e Lombardia, ma diciamoci, la Lombardia ha fatto un flop rispetto alle... ma il Veneto, compagni. E allora io penso che noi abbiamo bisogno di alzare le orecchie, alzare la testa, non arrenderci mai, perché questi temi non è che non sono passati anche nella nostra regione. Io anche qui voglio soffermarmi un attimo. Il tema, come dire, delle autonomie, il tema che riguarda le province, che ha riguardato le province, che riguarda le istituzioni di questo paese. In Consiglio regionale è passata una mozione che prevede di aprire, legittimo, perché la democrazia ne dà le possibilità, di aprire una discussione, di discutere delle materie previste dalla Costituzione per avere più autonomia, e poi ci sono i puntini puntini, che vorrà dire quei puntini puntini? Però è passata nel Consiglio regionale della Toscana, su proposta del gruppo del PD, dei consiglieri. Io penso che questo debba farci riflettere anche a noi. Devo dire che qualche giorno fa, in occasione del referendum, la CGIL ha deciso di scrivere una lettera aperta al Presidente della Regione, e devo dire, lo dico perché è giusto riconoscere le cose, la risposta del Presidente, la risposta è una risposta che ci ha rincuorato, perché, come dire, non ha nascosto quelle che sono le difficoltà anche di una gestione rispetto a scelte che sono state fatte nel passato, ma ha rimarcato temi a noi cari, penso al tema della sanità, che noi non possiamo pensare che le regioni che stanno meglio, noi abbiamo bisogno di, proprio nella parola che dicevo all'inizio, solidarietà. Noi non possiamo non pensare che non può essere una cosa che rimane ristretta a una regione. Io lo so che in una crisi, in una situazione di questo tipo, l'individualismo, come dire, pernia in qualche modo ognuno di noi, però noi bisogna, come dire, provare, perché questi sono anche i valori che noi abbiamo nel DNA, a fare, come dire, uno scatto d'orgoglio, ad avere anche il coraggio di dire le cose e di aprire un confronto, una discussione. Noi su questi temi faremo prossimamente un'iniziativa, un convegno, al quale parteciperà il nostro segretario generale, perché noi vogliamo provare a discutere in questa regione, a dare dei messaggi forti anche su questo. Poi figuriamoci se non siamo d'accordo a vedere là dove ci sono i problemi da affrontare. L'abbiamo sempre fatto nella nostra storia. Noi non è che se ci sono dei processi facciamo la battaglia contro il fatto che si avanzano dei processi. Noi ci vogliamo stare dentro, vogliamo governarli, avendo un'idea chiara che noi rappresentiamo il lavoro e noi rappresentiamo, vogliamo essere un sindacato generale. E quindi vogliamo rappresentare le condizioni degli uomini e delle donne di questo paese, che magari non hanno la possibilità di parlare, ma noi siamo grandi, siamo complessi, siamo un'organizzazione. Quindi noi ci apprestiamo anche a provare in questa regione, che ahimè, come dire, comincia ad avere anche qua dei sentimenti che non ci appartengono, no? Per la nostra storia, per la storia di questo territorio e per le battaglie che sono state fatte. Allora io penso che noi non ci dobbiamo dimenticare di quello che è stata anche la nostra organizzazione in questi anni. E perché dico questo? Perché guardate, io penso, e lo dico, so di parlare a compagni e compagni che sono anche orgogliosi di far parte di questa organizzazione, io penso che la nostra organizzazione ha un, come dire, è malata, fatemela dire così. Vi parlo col cuore in mano, perché penso che questa debba essere un'occasione anche per dirci le cose come stanno. Qualcuno l'ha detto intervenendo. Io penso che la CGIL è una grande organizzazione che ha dei valori e ha una storia, e i valori e la storia di questa organizzazione non possono essere messi in discussione dall'ultimo che entra in una segreteria o da un segretario di un'organizzazione di categoria. Lo dico con forza, e lo dico perché io non accetto, ma non per la Dalida, per quello che rappresenta la CGIL, ha rappresentato nel paese,
che si ricattino i compagni e le compagne a ogni livello dell'organizzazione, perché la fase che l'organizzazione sta vivendo è una fase molto delicata, perché è la fase, come dire, che chiude un percorso, che è quello che ha visto 8 anni, il prossimo, di lavoro importante, e poi ci ritorno, dell'organizzazione. E siccome quel pezzo coincide con la sostituzione del segretario generale, ci sono le cordelle peggio che nei partiti politici all'interno dell'organizzazione. C'è un problema di mancanza di rispetto nei confronti del nostro segretario generale. Io non auguro a nessuno di, come dire, poter rivedere, perché tanto non è registrato, l'ultimo direttivo della CGIL. Purtroppo Maurizio Brotini e la sottoscritta c'erano per vedere a che livello eravamo. Perché dico questo, compagno, e poi, come dire, vado avanti? Perché io penso che c'è bisogno che siamo tutti uniti. Siamo uniti in una battaglia. Quello che la CGIL ha fatto in questi 7 anni, nella storia della CGIL, non è riconducibile a nessun periodo della nostra storia. Il piano del lavoro, l'unico che l'ha messo in campo è stato Di Vittorio. Ragioniamo, lo statuto dei lavoratori, che è stata diventata legge nel 70, lo propose Di Vittorio nel 52, se non erro. La CGIL che cosa ha fatto in questi 7 anni? Ha messo in campo il piano del lavoro, ha messo in campo, lo diceva Maurizio benissimo, lo cito soltanto, una proposta di legge, la Carta dei diritti universali sul lavoro, che prova a riscrivere quello che ci è stato rubato, lo prova a riscrivere partendo, allargando le tutele, non solo a quel mondo che noi rappresentiamo, ma anche quello che in un modo, mi permetteranno i compagni, sanno come la penso, mi permetteranno, come dire, che ci provava a rappresentare la scrittrice Marta. Terra Nostra su Antenna 5. Asfalti Ruge, Firenze. Frantoio San Miniatese, olio extravergine di oliva di qualità superiore. Punto vendita aperto al pubblico di tutti i prodotti. Frantoio San Miniatese, c'è olio e l'olio bono. Via Maremmana 8, località La Serra, San Miniato Pisa. Telefono 0571 46 02 58. Io, fatemela dire, tanto penso anche di recepire un sentimento. Io penso che
le cose che Marta ci ha detto, alcune sono condivisibili, è anche un ritratto della nostra epoca. Io penso che però Marta sia una scrittrice senza un'idea pratica della nostra organizzazione e anche delle sue complessità. Lo voglio dire con chiarezza. Io penso che la realtà del lavoro e anche della nostra organizzazione non è mai o bianca o nera. Cioè, tanti sono le sfumature che ci sono. E però io credo anche che la determinazione che ci ha proposto, e io aggiungo il coraggio anche delle scelte, sono necessarie anche per noi, perché noi le abbiamo perse. E la battaglia che ci troviamo ad affrontare oggi sul tema delle pensioni ci parla esattamente di questo, del fatto che forse abbiamo perso la determinazione e abbiamo perso anche il coraggio, abbiamo perso quella modalità, qualcuno diceva, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, non lo facciamo più. E io, compagni, vorrei anche, come dire, soffermarmi un attimo sul tema delle pensioni, perché credo che sia il tema più vivo, ma che, guardate, è un tema che ci può dare la condizione per recuperare anche quella, come dire, quell'elemento che è diminuito di partecipazione attiva dei nostri quadri, dei nostri lavoratori, dei nostri delegati. Io non accetto che un dirigente di un'organizzazione, di un sindacato, di una categoria, di una Camera del Lavoro mi dica sì, le assemblee si fanno, stanno andando bene, però, come dire, i lavoratori sono d'accordo con le cose che si propongono, però non c'è spinta. Non c'è spinta, lo sciopero, non ci sono le condizioni. Compagni e compagni, ma qual è oggi il ruolo di un sindacalista, di un dirigente sindacale? È quello di ascoltare la spinta o è quello, come ci diceva il compagno, insieme, non mi ricordo come si chiama, il cantante, che siamo noi che dobbiamo mettere prima dei lavoratori la faccia? Questo è quello che noi dobbiamo fare e non lo facciamo. Allora il problema non sono i lavoratori, non sono i delegati, compagni e compagni, è il gruppo dirigente, a partire dalla sottoscritta di questa organizzazione, che si deve fare un esame di coscienza, perché siamo noi che dobbiamo indirizzare, siamo noi che dobbiamo orientare e non lo facciamo più questo orientamento. E qui c'è un tema che riguarda tutto tondo la nostra organizzazione. È vero, c'è un problema anche di rieducare i nostri quadri, rieducare anche attraverso la formazione. Guardate, qualcuno diceva non si fa più formazione, lo voglio dire, noi con IRES Toscana da anni abbiamo perfezionato quest'anno anche la terza fase, abbiamo 3 master universitari, uno a Siena, uno a Firenze e uno a Pisa. A Pisa c'è la storia, a Firenze c'è le scienze sociali e a Siena il diritto del lavoro. Sono 3 master che paga la CGIL e che professori universitari fanno per noi, per i nostri sindacalisti. Perché avere, come dire, nella nostra cartella le conoscenze non solo della storia ma anche dei processi è fondamentale a non avere difficoltà quando senti dei discorsi che non ti tornano. Ma è fondamentale per dare delle risposte alle persone magari che fanno discorsi storti e aiutarli, come dire, fargli capire che forse stanno sbagliando. E è fondamentale per dire anche ai lavoratori, per avere le competenze anche, per indirizzare, per riorientare i lavoratori. Vedete, compagni e compagni, una volta i nostri delegati venivano da storie diverse. Venivano dalle storie, qualcuno in questi giorni mi diceva, una volta in Toscana un lavoratore, un iscritto al sindacato era iscritto al PC, iscritto all'Arci,
iscritta alla CGIL, alla COP, tutto, no? Cioè, quindi te c'era un grande calderone che te bastava che tu dicessi una cosa. Questa roba non ce l'abbiamo più. Non ce l'abbiamo più, non solo perché il tema è la fine dei partiti che abbiamo conosciuto, no? Voglio dire, non la voglio far lunga su questo perché ci sarebbe tanto da discutere. E però voglio dire, c'è davvero un calo anche dal punto di vista dell'attrazione, no? Anche nei nostri confronti. Quindi è evidente che la rete che noi eravamo in grado di mettere in campo ieri un po' di tempo fa, oggi non è così. E però io penso che un sindacalista si dovrebbe anche domandare come fare a recuperare questi aspetti con quel lavoratore che si iscrive al sindacato magari perché passa da un ufficio vertenze o magari perché, voglio dire, come dire, è l'ultimo pezzo di una catena, no? Parlo, pensa alle filiere, pensa a questa roba. Invece le categorie questo non lo fanno. Lidio Rossi faceva un ragionamento ora, l'ultimo intervento, rispetto a quando un lavoratore dà le dimissioni, no? Voglio dire, e al fatto che magari l'organizzazione sta ferma invece di andare a capire, provare a fare delle cose. È vero, è così. Io penso che sia sbagliato e noi bisogna insieme provare a cambiare queste cose, perché cambiare queste cose prova anche, come dire, a tenere alto, non voglio dire uno scontro, ma un confronto con quelli che ti stanno rimando da un'altra parte. Perché vedete, compagni, quando io vedo che di fronte al fatto che il governo relativamente alle pensioni ha messo in discussione un accordo che ha firmato, perché di questo si tratta, noi bisogna domandarci, noi i lavoratori, i dirigenti sindacali, in un'azienda dove un'azienda non rispetta un contratto, che fanno i lavoratori? Fanno un incontro e chiedono perché. Dopodiché, se le motivazioni non soddisfano o non sono reali, rispondono con la lotta. Perché non si fa più? Perché oggi che la CGIL ha marcato una forte autonomia rispetto alla politica, questo non si fa? A me viene un dubbio, che ve lo voglio dire a tutti voi, a me viene il dubbio che quelle persone, che non sono fuori da noi, sono nella CGIL, non hanno condiviso le politiche che la CGIL ha messo in campo in questi anni e quindi trovano tutte le scuse per andare in una direzione opposta. E allora io sono perché questo scontro, se c'è, venga fuori. Lo diceva qualcuno, forse Maurizio, io lo condivido. E noi bisogna ovunque rispondere a questi atteggiamenti, compagni. Perché io penso che la nostra organizzazione non può, come dire, prendere la scorciatoia come hanno fatto purtroppo altre forze politiche di queste, del nostro paese. Io penso che bisogna avere, dire con chiarezza come stanno le cose e riconoscere quello che la CGIL ha fatto in questi anni, perché se non facciamo così siamo poco credibili, ma non siamo poco credibili oggi, guardate, lo siamo anche domani. E io sono convinta, e l'ho detto, Maurizio lo sa, l'ho detto al direttivo nazionale, a me va bene che si faccia una manifestazione, salvaguardando chi lavora di sabato, perché io non accetto anche qui, l'ho detto chiaramente al direttivo nazionale, che coloro, le categorie che stanno facendo più assemblee, e non voglio fare l'elenco delle, come categorie come quelle del commercio, del terziario, dei servizi, che sono sempre, quando ci sono le campagne d'assemblee, sono quelli che ne fanno di più e sono anche quelli fra virgolette più sfigati, va bene, dal punto di vista del lavoro, debbano essere penalizzati perché non possono partecipare alla manifestazione. Quelle categorie a livello nazionale debbono proclamare lo sciopero per garantire a quei lavoratori di partecipare alla manifestazione, che se domani, come sarà così, non ci sarà niente, si terrà a Roma il 2 dicembre. E però non ci si può fermare, compagni. Quella manifestazione è un pezzo importante, ma bisogna passare allo sciopero. Perché dico questo? Ma ne sono convinta. Primo,
perché noi abbiamo bisogno di continuare a rimarcare la nostra autonomia. Io non sono sicura che il governo che uscirà dalle elezioni di marzo sarà un governo di centro-sinistra, ammesso il fatto che i governi di centro-sinistra non è che sono stati un granché, no? Ammesso questo. Ma che sia un governo di centrodestra sembra il più probabile da quello che si vede. Allora io non mi voglio sentir dire quello che ci è stato detto per tanti anni. A un governo di centro-sinistra non l'avete fatto sciopero ieri. Brava, Davide. E a noi lo fate. Io non sono d'accordo. Fare sciopero sulle pensioni e sulla legge di bilancio che non porta niente ai lavoratori, niente, ma che va ancora una volta nella direzione delle imprese, significa rimarcare con forza l'autonomia della CGIL rispetto alle questioni e alle scelte della politica. E siccome la CGIL c'era ieri, c'è oggi e ci vuole essere domani, non si può che non passare dallo sciopero generale. Io di questo ne sono profondamente convinta. E aggiungo compagni, che bisogna aver più coraggio, perché se noi vogliamo recuperare quei compagni e quelle compagne, delegati e lavoratori, che nelle nostre aziende, che magari non sono più iscritti al sindacato, che non si sono iscritti a nessun altro sindacato, ma che ci guardano e che vedono in noi quell'organizzazione che per troppe cose non è più in grado di rappresentare il lavoro, la dico così, no? Poi siamo sempre i più bravi, la dico, però c'è questo senso anche di sfiducia nei nostri confronti, perché diciamocelo. Ecco, io penso che forse per recuperare quella roba lì abbiamo bisogno noi di avere coraggio e abbiamo bisogno noi di provare ad ascoltarli di più e a rappresentarli di più anche attraverso le battaglie e la lotta. Io non mi vergogno a dirlo perché ne sono profondamente convinta e noi non ci dobbiamo vergognare a dirlo e ovunque dobbiamo spingere in questa direzione, perché io penso che è solo così, e non voglio far tanto lunga compagni, io penso che è solo così che noi proviamo a far crescere ancora di più questa organizzazione. È un'organizzazione carica di valori, di storia, di vita, di tante cose importanti. E noi quel quadratino rosso per noi è fondamentale. E allora ci apprestiamo a una conferenza di programma che, guardate, io mi auguro che sia una conferenza di programma che parla di contrattazione. Perché in questi anni, qualcuno l'ha detto, la contrattazione, contratti nazionali si sono fatti, alcuni positivi, altri, come dire, molto meno positivi, però ci abbiamo provato. E però anche quella contrattazione non rispetta gli impegni che ci siamo presi, ad esempio, in una conferenza d'organizzazione, perché parla ancora a coloro che sono lo zoccolo duro, fatemelo dire così, della nostra organizzazione. L'inclusività, di cui tanto si parla, ma non troviamo la modalità per farla vivere davvero. E questo significa una cosa molto precisa, che nel tempo, negli anni e nella storia, si è creata una frattura tra la verticalità delle categorie e la, come dire, l'abbassamento della confederalità. Ma vedete, compagni, quella carta dei diritti, che noi ci auguriamo che sia poi discussa in Parlamento, è una carta dei diritti che prova a riscrivere i diritti del lavoro. Ma la prima pratica, la prima cosa per fare in modo che quella carta venga applicata è quella di esercitare una contrattazione inclusiva vera, non di alzare gli steccati. E la contrattazione inclusiva vera pone a ognuno di noi di riflettere su noi stessi, perché l'organizzazione che ci siamo dati nel tempo forse non risponde più ai bisogni che ci sono oggi. E allora bisogna ripensarci seriamente, anche a come riorganizzare, riscomporre e ricomporre le nostre categorie classiche. Perché se io non voglio, come mi sembra che lo diceva Montagni, io non voglio
che quando vada a discutere di un contratto nazionale o di un contratto integrativo mi dicono: io sono disponibile per rappresentare l'ultimo lavoratore della filiera a condizione che il primo rinuncia a qualcosa. No, io su questo non sono disponibile. E però per fare questo ho bisogno, come dire, di avere una visione più larga e di ricomporre in alcuni settori, e forse ridurre anche i contratti, quel pezzo di lavoratori, se no sarà difficile provare a fare la contrattazione inclusiva di cui si parla molto. E allora per fare questo c'è bisogno davvero di condividere, di stare insieme, di riflettere insieme, di non alzare gli steccati tra categorie e categorie, di non alzare gli steccati tra chi è, come dire, più a sinistra o più a destra. È necessario provare a mescolarci, a confrontarci, come dire, a ragionare insieme, sapendo, e la faccio davvero finita, sapendo che io penso i momenti di discussione, i momenti, come dire, anche a volte aspri della vita della nostra organizzazione, ma non debbono essere mai momenti che mettono in discussione i rapporti personali e la stima, a maggior ragione, dei segretari generali della CGIL. E io penso, compagni, che fare il segretario generale, parlo nazionale ovviamente, della CGIL sia un ruolo difficile, importante. E siccome la nostra è una grande organizzazione, proprio per questo io penso che noi bisogna portargli rispetto e dobbiamo ogni giorno, nelle cose che facciamo, avere e essere orgogliosi e impegnarci in questa direzione. E allora, nell'avvicinarsi della conferenza di programma, nell'avvicinarsi del congresso, io penso che ci sia da parte di tutti noi e da parte di chi ognuno di noi riesce a contattare, per fargli capire che la CGIL ha messo in campo tante azioni in questi anni, che vogliamo continuare e che vogliamo provare a praticare anche attraverso una discussione vera, la questione ad esempio della contrattazione nell'assemblea di programma, ma come dire, con un occhio a 360 gradi che guarda sicuramente alle trasformazioni che stanno venendo avanti, ma che non può dimenticarsi che a fianco delle trasformazioni c'è ancora tanto sfruttamento nel luogo di lavoro. E io credo che la CGIL è grande anche perché nella storia ha provato a levarlo lo sfruttamento.